Il compito di chi realizza il remaster di solito è piuttosto semplice: rendere appetibile un prodotto con qualche annetto sulle spalle in modo da coinvolgere un nuovo pubblico e magari riconquistare i vecchi appassionati. Con Diablo 2 Resurrected disponibile su tutte le piattaforme dal 23 settembre 2021, gli sviluppatori di Vicarious Visions non si sono limitati però a un brutale copia e incolla. Hanno provato a rinfrescare tutto il versante tecnico in maniera certosina, così da permettere agli utenti di godere appieno di un titolo non proprio freschissimo di uscita. Vale la pena dunque tornare a salvare Sanctuary ancora una volta? Scopriamolo insieme! La cosa curiosa è che Diablo 2 risorge in questa versione senza mai essere morto davvero. La sua community è infatti ancora attiva e ricca di irriducibili alla ricerca di build perfette. L'intento di Resurrected è quindi quello di proporsi a chi non ha mai giocato l'originale in maniera così assidua, magari abbandonandolo in favore del successore. Questa remastered ci accoglie come se nulla fosse accaduto e tutto è al proprio posto, esattamente come 20 anni fa. Le animazioni, gli incantesimi, la colonna sonora, ogni elemento è tremendamente perfetto. Vicarious è stata impeccabile nel realizzare una veste capace di riportare fedelmente a schermo i nostri ricordi, tanto che con una semplice combinazione di tasti si può persino tornare alla versione Legacy, con una risoluzione improponibile ai giorni nostri. La nuova vita del titolo Blizzard maschera sapientemente le vecchie magagne visive rispettando tutti i pilastri del gameplay che lo sorreggono, arricchendolo con modelli 3D sublimi e con il nostro mutaforma druidico reinventato nelle sue incarnazioni orso e lupo mannaro. Tutte le 7 classi hanno comunque ricevuto questo trattamento e se Barbaro e Amazzone ne escono leggermente ridimensionati, l'incantatrice ora brilla grazie alle idre infuocate e ai suoi proiettili di ghiaccio. In questa remastered è inclusa anche l'espansione Diablo 2 Lord of Destruction e tutte le patch di bilanciamento relative. Troverete quindi le rune tra gli oggetti da raccogliere, le nuove ricette del cubo Radrim, gli incantamenti da tenere nello zaino e tutti i ritocchi effettuati negli anni. Il perfezionamento minuzioso del personaggio rappresenta il cuore dell'esperienza, supportato dalla possibilità di scambiare l'equipaggiamento con altri giocatori. Alcune modifiche al bilanciamento dovute alle animazioni inedite e agli schermi widescreen potrebbero cambiare gli equilibri in campo in PvP, ma questo sarà valutabile solo quando i server saranno pieni. Oltre a un restyling visivo, importanti cambiamenti hanno coinvolto anche le cinematiche, realizzate ex novo ma ancora fedelissime alle originali, doppiaggio in italiano compreso. L'audio merita un capitolo a parte, poiché assieme alla meravigliosa colonna sonora, Diablo 2 conserva alcuni degli effetti più iconici del genere hack and slash, come il gorgoglio delle pozioni e il tintinnio dell'oro che spalanca il cassetto della nostalgia. La gestione dell'inventario è ora migliore sotto molti aspetti e confrontare gli oggetti risulta decisamente più semplice e pratico. Nel menu delle opzioni è possibile attivare anche la raccolta automatica dell'oro, che assieme a una riorganizzazione generale della cintura e ad altre piccole migliorie rende Resurrected molto più di un mero compitino per portare a casa la pagnotta. Con Diablo 2 Resurrected ci troviamo per le mani un'opera estremamente rispettosa dell'originale, ma aggiornata ai canoni moderni, nonostante qualche piccola sbavatura. Il lavoro di rimasterizzazione è davvero eccellente, tanto da indicare la via da seguire agli studi che intendono intraprendere questo tipo di strada. Ad impreziosire il tutto, la possibilità di giocare in crossplay tra tutte le piattaforme è una cross progression letteralmente da sballo. Voi che cosa ne pensate? Avete giocato Diablo 2 all'epoca del suo arrivo sul mercato? Diteci la vostra nei commenti qui sotto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per rimanere uniti contro il signore del terrore. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. Vedevo la malvagità che lo aveva inghiottito. Incubi, ho ricordi. Ormai non ero più in grado di distinguere tra le due cose.